Dopo il richiamo del Presidente della Repubblica Mattarella a non avere esitazioni sulla questione venezuelana, con una nota Palazzo Chigi ha annunciato che l'Italia appoggia il desiderio del popolo sudamericano di giungere nei tempi più rapidi a nuove elezioni presidenziali libere e trasparenti. Non c'è ancora però il riconoscimento di Guaidó a Presidente ad interim del Paese. Sul TAV invece scontro tra la Commissione europea e il ministro dei trasporti Toninelli. Potremmo richiedere indietro i soldi non utilizzati e destinarli ad altri progetti europei, avvertono da Bruxelles. Immediata la replica di Toninelli, è una decisione presa da un governo sovrano e Salvini avverte, basta insulti tra alleati altrimenti le cose si complicano. Il Premier Conte insieme al Vice Premier Di Maio ha presentato la card sul reddito di cittadinanza che dovrebbe interessare 1.300.000 famiglie. Le domande a partire dal 6 di marzo. Critiche arrivano però dall'INPS e da Confindustria che dice il beneficio economico è troppo alto, così si rischia di scoraggiare il lavoro. È cominciata la terza e ultima giornata di visita del Papa negli Emirati, dove in questi minuti sta celebrando la messa in quello che è lo stadio più grande del paese. Ieri, nell'incontro interreligioso sulla fratellanza umana, il pontefice ha chiesto ai musulmani di costruire insieme il futuro e ha ribadito che non può esistere violenza che possa essere religiosamente giustificata. Le 7:30 del mattino, buongiorno, benvenuti al telegiornale Telegiornale che andiamo ad aprire oggi con le ultimissime novità sul Venezuela, perché è arrivata in serata, in tarda serata, erano circa le 11, la nota firmata da Palazzo Chigi che cerca in qualche modo di mediare fra le varie anime del governo, quella diciamo così più neutrale o che comunque fa più fatica sicuramente a schierarsi e secondo qualcuno addirittura prenderebbe per Maduro da parte del Movimento 5 Stelle, è quella che invece si è esplicitamente già dichiarata a favore di Guaidó, ovvero la Lega. È intervenuto anche il Presidente Mattarella, sapete, ieri, bacchettando proprio questa apparente neutralità e insomma, quindi in serata, vi dicevo, questa nota che in qualche modo sembra reinserire il nostro Paese in un panorama europeo. La nota ufficiale di Palazzo Chigi sul Venezuela parla di sostegno a rapide elezioni libere nel rispetto del principio di autodeterminazione e assicura una partecipazione attiva ai lavori del gruppo di contatto internazionale da parte dell'Italia. Una nota che prova a mediare e soprattutto a prendere tempo tra le posizioni opposte dei due alleati di governo divisi tra pro Maduro e 5 Stelle e i pro Guaidó i leghisti. Sul Venezuela non stiamo facendo una bella figura, ammette il vice premier Salvini aggiungendo: capisco che ci sono sensibilità diverse nel governo, parte dei nostri alleati ritiene che dobbiamo essere più prudenti, ma è la Costituzione venezuelana che dice che, finito il mandato di Maduro, dittatore rosso, entra in carica il presidente della Camera, Guaidó. Parole che giungono dopo l'intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si era appellato al senso di responsabilità, chiedendo chiarezza su una linea condivisa con tutti i nostri alleati e i nostri partner UE, dopo il no dell'Italia a una dichiarazione dell'Unione Europea stessa, che confermava il sostegno all'Assemblea Nazionale Venezuelana, riconoscendo nella sostanza il Presidente Guaidó come Presidente ad interim del Paese, in attesa di nuove elezioni. Sulla linea Mattarella anche le opposizioni, a cominciare dal PD, che chiede l'immediata calendarizzazione in Parlamento di una mozione anti-Maduro. Forza Italia con Tajani definisce gravissima la posizione del governo, mentre la Meloni di Fratelli d'Italia attacca. Dal governo, dice, una posizione assurda e un insulto ai milioni di oriundi italiani che speravano nel sostegno di Roma. Vogliono una nuova Libia? Noi non siamo con Maduro, ma per il dialogo e la pace, dice l'europarlamentare pentastellato Ignazio Corrao. Intanto dal Venezuela aggiunge l'appello di Guaidó al nostro paese. Auspico che l'Italia, dice, possa unirsi al più presto con il resto dell'Europa. C'è un'altra questione che divide platealmente le due forze di governo ed è la questione della TAV. Nella quale è entrata a gamba tesa,
qualche modo l'Europa, che è colei che ha finanziato gran parte di quest'opera e che ieri per bocca di un portavoce ha fatto sapere che in caso l'Italia ci ripensasse, l'Europa potrebbe intanto rivolere indietro parte di quei finanziamenti e poi ovviamente non erogare la seconda tranche. Si tratta di quasi 700 milioni di euro sui quali invece il nostro paese contava. L'avvertimento di Bruxelles parla chiaro. Se continueranno i ritardi sul TAV, la Commissione UE potrebbe chiedere all'Italia di ripagare i contributi già donati. Per la terza volta l'Europa torna a strigliare il nostro paese sulla costruzione del supertreno Torino-Lione, che ha già beneficiato di 814 milioni di euro e per questo rischia di dover restituire circa 500 milioni, che potrebbero arrivare a 1 miliardo e 200 milioni, tenendo conto delle risorse del bilancio disponibili fino al 2020. La deadline adesso è quella di giugno, quando sarà rivista l'attribuzione dei fondi e per quella data i soldi non spesi, dice Bruxelles, potrebbero essere dirottati su altri progetti. Tutto questo in vista dell'analisi costi-benefici, relazione che, ha sottolineato il portavoce della Comunità Europea, non è stata richiesta dall'Europa. Quell'analisi è stata decisa da un governo sovrano che vuole spendere al meglio i fondi pubblici, la replica del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, che ha aggiunto piccato: né le persone né le merci passeranno mai da quel tunnel, che osando chi se ne frega di andare a Lione. Il ministro ha poi ricordato come l'analisi costi-benefici arriverà a brevissimo a Bruxelles. Il documento è atteso entro metà febbraio e segnerà la svolta anche all'interno della maggioranza giallo-verde, dove le posizioni restano distanti, con il movimento contrario alla grande opera e la Lega a favore. Il TAV dovrebbe essere un vanto per l'Italia. Se i lavori partono, il primo treno passerà nel 2030, ma non dipende solo da me, faccio parte di un'alleanza, ha ricordato Matteo Salvini. E allora vedremo domani il gruppo di contatto sul Venezuela. C'è una notizia che è arrivata proprio in questo momento che conferma come sono solo tre i paesi, diciamo così, dell'America Latina, Guyana, Messico e San Lucia, che non hanno firmato la dichiarazione dei 17 paesi che invece sostengono Guaidó, e dicevo vedremo domani. Intanto parliamo del reddito di cittadinanza, perché è stata presentata anche qui con uno show non indifferente la prima card messa sotto una teca. Di Maio l'ha paragonata al primo decino, in realtà era il primo cent di Paperone e Paperoni, però insomma il senso si è capito. La card ancora ovviamente non può essere usata, così come il sito, che per ora può essere usato solo per informarsi, e dal 6 di marzo invece per registrarsi, ma anche lì ci sono diciamo così almeno disparità di vedute su quanti saranno i possibili utilizzatori. E questa è l'immagine con cui il vice premier Luigi Di Maio presenta la prima tessera di PostaPay per i beneficiari della nuova misura. È la prova che le card esistono, spiega il ministro del lavoro. È la prima di 3 milioni, la prova di un'operazione verità. Tutti credevano che non avrebbe potuto essere realizzata, invece ce l'abbiamo fatta. Lo Stato torna amico. Da questo momento, aggiunge Di Maio, gli italiani potranno sapere quali sono gli adempimenti per arrivare preparati al 6 marzo per fare la domanda. Presente anche il Premier Conte, che dice: si tratta di una nostra scelta che altri stati ci copieranno. La carta comunque non sarà immediatamente operativa, bisognerà aspettare fine aprile, anche se il sito redditodicittadinanza.gov.it è attivo e fornisce già le informazioni necessarie. Solo dal 6 marzo e fino al 31 però sarà possibile presentare la domanda per ottenere il reddito, e se la richiesta sarà ritenuta idonea, da fine aprile partiranno le erogazioni, un sussidio di 780 euro per i singoli, che può arrivare fino a 1200 per i nuclei familiari. Si tratterà di una iniezione di 8 miliardi di euro nell'economia reale, un sostegno alla domanda interna, spiega Di Maio, che poi precisa: non è una misura assistenzialista, entro un anno arriverà una proposta di lavoro con l'aiuto dei navigator e poi ci saranno anche incentivi per le imprese che avvieranno i benefici del reddito in un percorso lavorativo. Ma mentre al Senato procede l'iter per la conversione in legge del provvedimento, la Confindustria torna a criticarlo. Temiamo che questa misura scoraggi la ricerca di un lavoro. È troppo alto il beneficio economico, dicono gli imprenditori, visto che la prima occupazione viaggia intorno agli 800 euro. E poi persistono dubbi sia sull'adeguatezza dei centri per l'impiego che dovranno gestire i collocamenti, sia sui controlli necessari, come conferma il presidente dell'INPS, Boeri, che avverte: tra i beneficiari del reddito si c'erano evasori totali e si rischia di scoraggiare la ricerca di un'occupazione,
spiega Boeri. Quasi il 45% dei dipendenti privati del Mezzogiorno ha redditi di lavoro netti inferiori a quelli garantiti dal reddito di cittadinanza. E allora io vedo già sui miei monitor le immagini che ci stanno arrivando in diretta, eccole qua, le vedete anche voi, da Abu Dhabi, dove Papa Francesco sta celebrando la messa allo Zayed Sports City, è un grande centro sportivo ed è veramente un evento straordinario perché probabilmente lo sapete, ma insomma in quei paesi, nella penisola araba in particolare, è vietato per i cattolici mostrare la fede all'aperto. Le messe si possono fare solo al chiuso, non si possono esporre simboli religiosi e invece aver avuto questo permesso è davvero, davvero un evento straordinario. Fra i fedeli, soprattutto indiani e filippini, 135.000 i biglietti che erano disponibili, che sono andati immediatamente esauriti. Dentro lo stadio ci sono, ci dicono le cronache, 45.000 fedeli e gli altri sono invece nelle zone adiacenti, fra cui appunto un palasport. E però ci sono anche 4.000 ospiti musulmani che assistono per l'appunto alla messa che si concluderà fra poco. All'una ora di Abu Dhabi il Papa ripartirà e tornerà in Italia. Il bilancio si può dire positivo, non tanto e non solo, sicuramente insomma, per la messa di questa mattina, ma soprattutto per ciò che è avvenuto ieri. Parla dello Yemen, della Siria, dell'Iraq e di tutte le guerre, Bergoglio. Non esiste violenza che sia giustificata dalla fede, dice il Papa alla Conferenza Mondiale sulla Fratellanza Umana ad Abu Dhabi, un viaggio storico per diversi motivi. Papa Francesco è il primo pontefice ad essersi recato nella penisola araba, culla dell'Islam, da dove lancia a tutte le religioni l'appello a unirsi nel segno della fratellanza contro ogni spinta alla divisione tra i popoli e contro l'uso profanatore della fede per motivare odio, violenza, terrore. E firma assieme al grande imam di Al-Azhar, Hamad al-Tayeb, un documento congiunto per la pace mondiale e la convivenza comune. Un documento ragionato con sincerità e serietà, viene definito nel testo, per essere una dichiarazione comune di buone e leali volontà, tale da invitare tutte le persone che portano nel cuore la fede in Dio e la fede nella fratellanza umana a unirsi e a lavorare insieme. Certamente un passo fondamentale per l'idea di mondo che ha il Papa, nel nome di Dio creatore, dice infatti Bergoglio, va senza esitazione condannata ogni forma di violenza, perché è una grave profanazione del nome di Dio utilizzarlo per giustificare l'odio e la violenza contro il fratello. Non esiste violenza che possa essere religiosamente giustificata, ha detto il Papa. Nel documento viene anche chiesto ai leader del mondo, agli artefici della politica internazionale e dell'economia mondiale, di impegnarsi seriamente per diffondere la cultura della tolleranza, della convivenza e della pace, di intervenire per fermare lo spargimento di sangue innocente, di porre fine alle guerre, ai conflitti, al degrado ambientale e al declino culturale e morale del mondo. L'imam Hamed al-Tayeb ha esortato i musulmani ad abbracciare le comunità cristiane locali e a non considerarle minoranze. Negli Emirati ci trasferiamo subito invece negli Stati Uniti. Questa notte il presidente Donald Trump pronuncerà il discorso sullo Stato dell'Unione in ritardo di una settimana a causa dello shutdown e la vigilia, però, come ci racconta la nostra Francesca Fanuele, è una vigilia sicuramente molto agitata. Quando si dice il caso, o forse il tempismo, certo è che per il presidente Trump non poteva esserci vigilia peggiore al suo atteso discorso sullo Stato dell'Unione che terrà stasera. Il procuratore federale di Manhattan, infatti, secondo quanto scritto in anteprima sul New York Times, ha ordinato ai responsabili del comitato inaugurale di Donald Trump, che organizzarono l'insediamento nel gennaio 2017, di consegnare tutti i documenti sui donatori e finanziatori. Chi era presente, chi mise i soldi, chi organizzò l'evento, persino chi si fece fotografare con il presidente.
Nello specifico, gli investigatori vogliono capire se il comitato abbia ricevuto donazioni illegali da entità o soggetti stranieri e nel caso se lo staff del presidente eletto ne fosse a conoscenza. Non una roba da poco, visto che si tratterebbe in caso di un reato federale, perché ci sarebbe di mezzo la sicurezza nazionale. Trump per ora non commenta, annuncia invece di aver nominato ministro degli interni David Berard, ex lobbista del petrolio e del gas, di casa al ministero già ai tempi di George W. Bush. E soprattutto ripassa il discorso sullo Stato dell'Unione, che terrà stasera alle 3 di notte in Italia in congresso, discorso rinviato a causa dello shutdown. Secondo le anticipazioni diffuse, Trump chiederà di porre fine a decenni di stallo politico, accantonando gli interessi di parte e ponendo le basi per un sentiero visionario del Paese. Ad ascoltarlo i parlamentari e i diversi ospiti, tra cui anche questo ragazzino di prima media invitato da Melania in persona perché vittima di bullismo a scuola a causa del suo cognome. Si chiama Joshua Trump. Allora, prima di parlarvi di che cosa succede sui campi di calcio, vi voglio far vedere le immagini davvero impressionanti di un incendio che si è sviluppato questa notte a Parigi e che purtroppo è costato la vita a 7 persone. L'incendio è scoppiato nel 16° arrondissement, che è uno dei quartieri residenziali di Parigi. Vi dicevo, almeno 7 le persone rimaste uccise e invece 24 ferite. Non è assolutamente ancora possibile dire quali siano le cause che abbiano fatto divampare le fiamme. L'edificio è alto, peraltro sono 8 piani e le case circostanti sono state evacuate. Allora, dicevamo del campionato, si è conclusa la 22ª giornata di Serie A. Allora, andiamo a vedere che cosa è successo. La Lazio torna al successo sul terreno ad un Frosinone frenato nuovamente nel suo disperato tentativo di non retrocedere. Al 36esimo il gol vittoria laziale realizzato da Felipe Caicedo su assist in verticale di Luis Alberto, controllo e sinistro fulminante per l'ecuadoriano che ha lasciato di stucco Sportiello. Sterile il forcing del Frosinone nella ripresa e che solo nei minuti finali confeziona l'unica vera palla gol che Pinamonti solo in area spedisce però in curva da ottima posizione. Con questo successo la Lazio raggiunge in classifica la Roma a quota 35 e lo stesso fa l'Atalanta andando così a comporre un terzetto che insidia ora a una sola lunghezza la quarta piazza detenuta dal Milan. Sul terreno del Cagliari bergamaschi bravi come sempre a sciorinare le loro trame e colpire dopo un primo tempo di studio a inizio ripresa. Cross profondo di Castagne e sfortunata deviazione della difesa sarda proprio sulla testa di Ateburg che trafigge cranio. Immediata la reazione dei sardi con Pavoletti, la cui deviazione trova il piedone salvatutto di Berisha e sfortunati in pieno recupero quando il colpo di testa di Deiola trova la traversa a dirgli di no. Non è tutto, c'è ancora un altro servizio che riguarda però la nazionale, soprattutto un particolarissimo allenatore, o meglio un uomo che potrebbe entrare nello staff, ed è Gianluca Vialli, e scopriamo perché è davvero così interessante. Dallo scudetto conquistato con la maglia della Sampdoria e festeggiato con questa performance canora sono passati quasi 28 anni. La coppia Mancini-Vialli potrebbe tornare insieme con l'obiettivo di riportare in alto l'Italia del calcio. Lo stage di Coverciano servirà per fare il punto della situazione in vista del girone europeo con Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein. L'Italia nel gruppo deve cercare di vincerle tutte perché siamo una squadra forte, che migliora di partita in partita, è migliorata molto negli ultimi 6 mesi e quindi penso che sia nelle nostre possibilità, anche perché dobbiamo risalire un po' il ranking, perché credo che l'Italia al 18°-19° posto non ci stia bene. Fra tanti giovani, da Tonali a Zaniolo, spicca il volto maturo di Fabio Quagliarella, 36 anni, sempre in gol per 11 partite consecutive, chiamato a fare da chioccia. Per me la nazionale è sempre stato un motivo, un traguardo, diciamo, di quello che stai facendo bene in campionato, e quindi andando in nazionale significa che stai facendo più che bene, ecco. Quindi il mio obiettivo, io per l'età che ho, devo navigare a vista, quindi non posso fare altri pensieri. Le eliminatorie europee scattano a fine marzo con le sfide a Finlandia e Liechtenstein.
Allora, un'ultima notizia prima di salutarci, una notizia che arriva da Foggia, dove da questa mattina c'è stata quella che potremmo definire davvero una maxi retata, perché a parte che erano in campo militari dell'arma dei carabinieri, finanzieri, agenti di polizia, ma si è intervenuto su quel fenomeno, una serie di bombe che sono esplose nei mesi scorsi proprio a Foggia, e le persone, le numerose persone che sono state arrestate avevano accuse che andavano dall'estorsione alla rapina al tentato omicidio. E su questo è intervenuto fra l'altro anche il presidente della commissione antimafia, Nicola Morra del Movimento 5 Stelle, che ha immediatamente scritto: in capitanata la quarta mafia oggi ha preso una bella botta, anche a Foggia si dimostra che lo Stato si fa rispettare. Questo appunto Nicola Morra a proposito degli arresti di questa mattina. 7:48 in questo momento, è invece arrivato l'ora di dare la linea a Paolo Sottocorone e alle sue previsioni del tempo, poi come sempre Gaia Tortora alla conduzione di Omnibus, e io invece vi aspetto se volete a partire dalle 7 di domani mattina con la rassegna stampa. Buona giornata.